Tredicesima strofa. Allontanali, amato, che passo a volo. Lo sposo. Volgili, o colomba, o che il cervo ferito sull'alto colle spunta all'aura del tuo volo e il fresco prende. Spiegazione. Durante i grandi desideri e fervori d'amore, quali l'anima ha dimostrato nelle strofe precedenti, l'amato suole visitare la sua sposa in maniera casta, delicata e grandemente amorosa. Infatti, generalmente le grazie e le visite che Dio fa all'anima sogliono essere grandi come i fervori e le ansie amorose da cui sono state precedute. Ora, poiché l'anima ha desiderato ansiosamente gli occhi divini dei quali ha parlato nella strofa precedente, l'amato, andando incontro al suo desiderio, ha manifestato alcuni raggi della sua grandezza e divinità. Tali raggi sono così sublimi e le vengono comunicati con tanta forza che essa esce fuori di sé con rapimenti ed estasi, il che a principio si verifica con grande detrimento e timore della natura. Perciò, non potendone sopportare l'eccesso, in un soggetto tanto debole, l'anima dice in questa strofa: allontanali, amato, cioè allontana questi tuoi occhi divini, poiché trascinandomi fuori di me stessa mi fanno volare verso un'altissima contemplazione superiore a quella che può sopportare la natura. Dice così poiché le sembra che la sua anima volasse via dalla carne ciò che ella desiderava, perciò gli aveva chiesto che li allontanasse, vale a dire che cessasse di comunicare quei raggi divini nella carne, la quale non li poteva sopportare e godere come avrebbe voluto, e glieli comunicasse nel volo che ella faceva fuori di essa. Lo sposo però rifiutò subito di accondiscendere a tale desiderio, dicendo: volgiti, o colomba, perché la comunicazione che ora ricevi da me non è ancora quella dello stato di gloria, come tu vorresti. Rivolgiti a me, che sono colui che tu, piagata d'amore, cerchi, poiché anch'io, come il cervo, piagato dal tuo amore, incomincio a manifestarmi a te per mezzo dell'alta contemplazione nel cui amore prendo piacere e trovo refrigerio. L'anima dice dunque allo sposo: allontanali, amato. 3. Secondo quanto è stato detto, in conformità con i grandi desideri che aveva di vedere gli occhi divini, cioè la divinità, l'anima ha ricevuto interiormente dall'amato una comunicazione e notizia di Dio tale da costringere a dire: allontanali, amato. Infatti, tanta è la miseria della natura che l'anima, ancorché le viene concesso, non può ricevere quello che per lei è più vitale e più ardentemente desiderato, cioè la comunicazione, la conoscenza dell'amato, senza rimetterci la vita. Perciò, quando le viene concessa la vista di quegli occhi che aveva cercato per tante vie con grandi ansie e sollecitudine, ella esclama: allontanali, amato. 4. Talvolta il tormento che si prova in simili visite di rapimento è così grande che non vi è un altro capace come questo di slogare le ossa e mettere alle strette la natura, in modo tale che se Dio non provvedesse verrebbe a mancare la vita. E sembra proprio così all'anima che lo prova, perché le sembra che si distacchi e si separi dal corpo. Ciò accade perché questo non è molto adatto a ricevere simili favori, in quanto che l'anima viene elevata a comunicare con lo spirito divino che discende in lei e quindi dove necessariamente abbandonare e quindi a comunicare al suo che discende in lei e quindi deve necessariamente abbandonare in qualche modo la carne. Ne segue che essa deve patire anche l'anima a cui soffre, perché è unita col corpo in un unico supporto. Perciò il grande tormento che prova al tempo di tali visite è il grande timore che le sopraggiunge vedendosi trattate in maniera soprannaturale, la spingono a dire: allontanali, amato. 5. Ma non bisogna credere che essa, benché lo sai in tal senso, voglia che il Signore si allontani, perché quelle parole sono dettate dal timore naturale,
anzi, anche se le costassero di più, ella non vorrebbe perdere queste visite gradite dell'amato, poiché se la natura ne soffre, lo spirito vola al raccoglimento soprannaturale per godere dello spirito dell'amato, che è quanto ella ha desiderato e chiesto. Ella però non vorrebbe riceverlo nella carne, dove non lo può godere perfettamente, bensì poco e con pena, ma nel volo dello spirito fuori della carne, dove si gode liberamente. Per questo dice allontana l'amato, cioè cessa di comunicargli alla carne, che passo a volo. Sei come se dicesse volo via dal corpo, affinché fuori di esso tu mi comunichi quei doni per i quali io mi allontano in volo dalla carne. Per meglio intendere il volo di cui si tratta è da notare che in tale visita lo Spirito di Dio, quell'umano con grande forza è trascinato fuori dal corpo per comunicare con quello di Dio. Il corpo viene meno cessando di sentire e di avere in esso le sue azioni, poiché le ha in Dio. Perciò San Paolo dice che in un suo rapimento non sapeva se l'anima sua lo aveva ricevuto nel corpo o fuori del corpo. Ciò non ci deve far credere che l'anima abbandona il corpo e lo lascia privo della vita naturale, ma solo che non compie più in lui le sue azioni. Questa è la causa per cui in semiratti o voli il corpo rimane privo dei sensi e di ogni loro operazione, anche se è sottoposto a prove capaci di generare un grande dolore, poiché gli accade in maniera diversa da quello che avviene in altre sofferenze e svenimenti naturali, nei quali il dolore ha il potere di far tornare in sé il paziente. Tali sentimenti vengono provati in queste visite da coloro che non sono ancora giunti allo stato di perfezione, ma si trovano solo in quello dei proficienti, poiché i perfetti ricevono ogni comunicazione in pace, con amore soave. Cessano infatti in loro i rapimenti, i quali servivano per disporli alla comunicazione totale. 7. Sarebbe opportuno ora trattare della differenza che vi è tra i rapimenti, l'estasi e gli altri ratti e voli sottili dello spirito che sogliono accadere alle persone spirituali. Ma poiché il mio unico intento, come ho promesso nel prologo, è quello di spiegare brevemente le strofe, devo lasciare quelle cose a chi ne sa trattare meglio di me, tanto più che la Beata Teresa di Gesù, nostra madre, ha lasciato degli scritti mirabili intorno a questi doni dello Spirito, scritti che presto, spero, verranno pubblicati. Pertanto ciò che qui l'anima dice del volo si deve intendere del rapimento e dell'estasi dello Spirito di Dio. Dice quindi subito l'amato, volgi o colomba, volgiti o colomba. 8. In quel volo spirituale l'anima volentieri si sarebbe separata dal corpo, credendo che la sua vita stesse per finire e che ella potesse godere per sempre lo sposo e rimanere svelatamente con lui. Lo sposo invece le impedisce di andare avanti dicendo volgiti o colomba, vale a dire o colomba nel volo alto e agile di contemplazione che tu fai, nell'amore con cui ardi e nella semplicità con cui ti muovi. La colomba ha queste tre proprietà. Torna indietro da questo volo alto per mezzo del quale desideri giungere veramente a possedermi, poiché ancora non è giunto il tempo di una conoscenza così sublime. Accomodati invece a questa più imperfetta che io ti comunico in questo tuo trasporto, poiché il cervo ferito. 9. Lo sposo si paragona al cervo, poiché in questo luogo per cervo intende se stesso. C'è da sapere che è proprietà del cervo quella di salire sulle alture. Quando è ferito, se ne va in gran fretta a cercare refrigerio nelle acque fredde, e se ode il lamento della compagna e sa che è ferita, corre subito a lei, la carezza e la vezzeggia. Così fa ora lo sposo, poiché vedendo la sposa ferita sul monte e udendo il gemito viene ferito dall'amore di lei, giacché tra gli innamorati la ferita dell'uno è ferita dell'altro e unico è il sentimento che hanno. Perciò è come se dicesse torna indietro verso di me, o sposa mia, poiché se tu sei stata ferita dall'amore mio, anch'io, come il cervo ferito da questa tua piaga, vengo a te. Inoltre, come il cervo
egli spunta dall'alto, perciò dice sull'alto colle spunta. 10, cioè dall'alto della contemplazione che possiedi in questo volo. Essa infatti è un'altura su cui Dio in questa vita incomincia senza mai cessare a comunicarsi e a mostrarsi all'anima. Perciò non afferma che Dio appare ma che spunta, poiché per quanto sublimi siano le notizie di Dio ricevute dall'anima, in terra sono simili ad apparizioni molto rapide. Segue la terza delle accennate proprietà del cervo, contenuta nel verso seguente: all'aura del tuo volo e il fresco prende. 11. Per volo si intende la contemplazione propria dell'estasi, di cui è stato parlato, e per aura lo spirito di amore causato nell'anima da questo volo. A questo amore causato dal volo essa molto giustamente dà il nome di aura, poiché anche lo Spirito Santo, che è amore, nella Sacra Scrittura è paragonato all'aura, in quanto viene ispirato dal Padre e dal Figlio. Come egli lì è aura prodotta dal volo, poiché procede e viene ispirato dalla contemplazione e sapienza del Padre e del Figlio, così quest'amore dell'anima viene chiamato qui dallo sposo aura, perché procede dalla contemplazione e dalla conoscenza di Dio, posseduta attualmente da lei. C'è da notare come in questo verso lo sposo non afferma di venire al volo, ma all'aura del volo, già che Dio propriamente non si comunica all'anima per mezzo del volo, che consiste nella conoscenza che ella ha di Dio, ma mediante l'amore derivato dalla conoscenza. Come l'amore è unione del Padre e del Figlio, così unisce anche l'anima e Dio. Da ciò proviene che per quanto un'anima abbia sublimi notizie di Dio, sia dotata di contemplazione e conosca tutti i misteri, come afferma San Paolo, in nessun modo se ne potrebbe servire per l'unione con il Signore se non possedesse l'amore. Infatti l'Apostolo in un altro testo dice: abbiate la carità, che è il vincolo della perfezione. Pertanto questa carità o amore dell'anima fa in modo che lo sposo corra a bere alla fonte amorosa della sposa, come le acque fresche invitano il cervo sitibondo e piegato a correre per rifrigerarsi. Perciò essa soggiunge e il fresco prende. 12. Come l'aria rinfresca refrigerando chi è affaticato dal caldo, qui, così quest'aura d'amore porta refrigerio e reca sollievo a chi arde d'amore, poiché questo ha la proprietà di essere refrigerato da un'aria che è un altro fuoco d'amore, dato che nell'amante l'amore è fiamma che arde, accompagnata dal desiderio di ardere di più, simile in ciò alla fiamma del fuoco naturale. Pertanto lo sposo chiama a prendere fresco l'adempimento del proprio desiderio di ardere maggiormente nella fiamma dell'amore della sposa, cioè nell'aura del volo di lei. Perciò è come se dicesse: all'ardore del tuo volo io brucio di più, poiché un amore ne accende un altro. È necessario notare che Dio infonde nell'anima la sua grazia e il suo amore in proporzione alla volontà e all'amore di essa. Per questo il vero innamorato deve procurare che tale amore non venga mai meno, poiché per mezzo di esso spingerà di più il Signore, se così si può dire, ad amarlo di più e a trovare maggiormente diletto nell'anima sua. Per conseguire questa carità si deve fare quanto insegna l'Apostolo. La carità è paziente, è benigna, non è invidiosa, non fa del male, non si insuperbisce, non è ambiziosa, non cerca le proprie cose, non si irrita, non pensa male, non si rallegra della malvagità, gode della verità, soffre tutte le cose che sono da soffrire, crede a tutte le cose che si devono credere, spera e sopporta tutto ciò che le conviene.